Tommaso! Tommaso, fermati! Dove corri? È pericoloso! Tommaso, fermati! Lasciami! Ascolta, Tommaso, è finita! Non puoi fare più niente per lui, è troppo tardi! Devo vederlo! Lasciami. Tommaso! Che Dio ci perdoni tutti. Cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto? Presto, portatelo dentro. Giudei, ascoltatemi! I romani hanno ucciso il vostro maestro! Via, allontanatevi! Fate l'arco! Sono stati loro ad ucciderlo! Hanno ucciso l'uomo giusto! È il momento di agire! E basta! È giunto il momento della nostra liberazione! Seguitemi! Che cosa aspetti? Arrestalo, dai! Prendetelo, arrestate quell'uomo! Maria. Gesù. Tommaso, dobbiamo chiudere la tomba e andarcene, ti prego. No, non possiamo abbandonarlo così. Non siamo riusciti a salvarlo, diamogli almeno una degna sepoltura. Hai ragione, ma non ora. Ti prego, andiamo. Andiamo, Tommaso. Coraggio, dobbiamo andare. Prego.
Presto, chiudete la tomba. Andate via! Porta subito via le donne. Hai sentito cosa ha detto Longino? Dobbiamo andare, è pericoloso. Non so chi tu sia, ma fai pure se vuoi. Io resto qui con il maestro. Non puoi pensare solo a te stesso. Certo, la morte è la soluzione più facile. Forza, non c'è tempo! Guarda sua madre, guarda gli altri, hanno bisogno di te. Devi portarli via, al sicuro. Che aspettate? Siete impazziti! Portalo via prima che cambi idea. Coraggio. Non ti lascerò, Gesù. Grazie. Idiota! Ma che razza di soldato sei? Toglietevi di mezzo! È tutto sotto controllo. Dov'è quel maledetto zelota, Barabba? Forse hanno crocifisso l'uomo sbagliato. Questo solo Pilato può dirlo. Tu adesso vieni con noi. E i seguaci del morto? Spariti, dispersi nella folla. Te li sei fatti scappare. Dobbiamo arrestarli tutti. Tutti responsabili di questa insurrezione. Cercateli! Tu resterai qui di guardia stanotte. Alcuni di loro potrebbero tornare. Ai tuoi ordini. Ti ho detto di venire con noi. Dove andiamo? Non conosciamo bene la città. Qualcosa troveremo. Potremmo andare dove abbiamo cenato con il maestro. Da quella parte. Venite. Giovanni. Coraggio, Maria. Vieni qui, fammi un po' di compagnia. Lasciami stare! Un po' di compagnia! Lasciami! Presto. Di qua. Finalmente. Tommaso. Giovanni. Grazie a Dio siete vivi. Dove eravate? Dove eravate tutti? Eravamo qui, Tommaso. Che cos'hai? Sei ferito? No. Non è sangue mio. È il suo sangue. Assassini. Che cosa gli hanno fatto, maledetti? Come è potuto accadere? Tommaso. Siamo tutti addolorati come te. Lui ci chiamava amici. Abbiamo mangiato alla sua tavola. E questo è il pane che ha spezzato per noi. Siamo noi colpevoli. Noi cosa abbiamo fatto per lui? Siamo fuggiti. E abbiamo mentito. Io l'ho rinnegato 3 volte, proprio come aveva detto lui. Ho avuto paura. Pietro. Pietro. E tu, Tommaso? Sono arrivato troppo tardi. Erano rimasti solo questi. Ci siamo tutti? Tutti tranne Giuda. Giuda si è impiccato. Giuda. Si è impiccato? Perché? No. Ti prego, non l'ha fatto. Lo ha consegnato ai nostri nemici, lo ha tradito. Con un bacio. E qualcuno tradirà anche noi. I nostri nomi sono su questa lista che Pilato ha fisso in tutta la città. Siamo ricercati per sedizione e tradimento. Dobbiamo andarcene, subito. Torniamo in Galilea. Sì, hai ragione. In Galilea potremo vivere in pace. In pace? In pace?
Come puoi dire questo? Dopo tutto quello che è successo, hai forse dimenticato che Gesù è nella tomba di uno sconosciuto, Pietro? Nessuno di noi lo ha dimenticato. Se siamo qui è perché abbiamo voluto seguirlo. Sì, sì. Quindi non possiamo abbandonarlo ora. Non possiamo permettere che i romani ci ostacolino. Gesù merita una degna sepoltura. Non credo che Gesù vorrebbe che qualcuno di noi morisse. Lo credi veramente, Pietro? Bene. Allora vado da solo. Maestro, giuro che non ti abbandonerò mai. Te lo prometto, Gesù. Lascia che ti lavi. Siedi. Tu credevi in lui? E lui lo sapeva. Sì. E ora... ora giace lì in quella tomba. So quanto ti manca. Ma ora non puoi fare più nulla. Devi accettarlo. No. Devo tornare da lui subito. Tommaso, non puoi. È peccato. Ormai è iniziato il sabato. Devo trovare un modo per portarlo via da lì. Lo sai che è pericoloso, non puoi andare da solo. Chiedilo agli altri. Forse qualcuno verrà con te. Verrò io. No, Giovanna. Sono io che devo andare. Era un complotto. Un pretesto per insorgere contro il potere di Roma. Dovevo lasciarlo marcire sulla croce. Come hai detto? Un profeta giudeo. Durante la Pasqua davanti a centinaia di persone. Abbiamo portato via il corpo solo per calmare la folla. Per calmare la folla? Ma se c'è stata una vera e propria rivolta! Dimmi, Giuseppe, perché gli hai dato la tua tomba di famiglia? Tu sei giudeo, non è così? Sì. Sono giudeo, ma anche fiero di essere cittadino romano. Lui era con loro, ai piedi della croce del Nazareno. Perché? Cosa rappresentava per te? Era un estraneo. Ma la legge dei giudei prescrive la misericordia. Suppongo che tu abbia conosciuto i suoi seguaci. Dove si trovano ora? Non lo so. Non li conosco. Non li avevo mai visti prima. Il tuo nome è su questa lista, Giuseppe d'Arimatea. La lista dei seguaci di Gesù. Sono ricercati per sedizione e tradimento. Non c'è scritto il mio nome. Perché? Dovrebbe esserci? Certo che no. Abbandonano il loro capo affidandolo a te. Spariscono senza dire una parola. Li stai proteggendo, Giuseppe? Te l'ho già detto. Non li conosco. Prima o poi li conoscerai, il corpo è nella tua tomba. Quindi ti cercheranno. E quando ti troveranno me lo dirai. Ma ti avverto. Se succederà ancora qualcosa alla tomba, attribuirò a te ogni responsabilità. Il corpo del Nazareno deve rimanere dov'è. Puoi andare ora. Sapevo che saresti stato così stupido da tornare qui. Arrestami avanti. Loro non ti vogliono vivo. Allora, cosa stai aspettando? Vorresti farla finita, vero? Ma non pensare che io ti dia la morte. Uccidere uno stupido porta sfortuna. Ora sparisci. Ci stai aiutando, Longino. Oggi
Ci hai lasciato andare. Questi non sono fatti tuoi. E se fossi in te, non ci conterei un'altra volta. Vattene! Ne ho abbastanza di voi, Galilei. E dei vostri profeti. Hai paura? Di chi hai paura? Dell'uomo che hai crocifisso? O dei tuoi rimorsi? Avanti, fallo. Se hai colpito lui, puoi colpire anche me. Centurione! Che succede? Niente, era solo un animale. Dormi, Caio. Se non mi uccidi, dovrai aiutarmi. Io non mi muovo da qui finché non mi darai il suo corpo. Tu sei pazzo. Io non ti posso aiutare. Chiedilo ai sacerdoti del Tempio. Caif, piuttosto che chiedere aiuto a lui, mi taglierei un braccio. Si è sempre schierato contro il maestro. Ma forse Giuseppe d'Arimatea potrebbe aiutarti. Chi è? L'uomo che vi ha dato questa tomba. Giuseppe è uno dei membri più potenti del Sinedrio. Non è difficile trovarlo. Vive nella parte alta della città. Un animale? Che razza di animale è, non giro? Anche un nome, per caso? Te l'ho già detto. Un animale. Ma già che siete qui, datemi il cambio. Io vado a dormire. Vigliacco, prima o poi pagherai per tutte le tue menzogne, Longino. Amico, sai dirmi dov'è la casa di Giuseppe d'Arimatea? Da quella parte. Grazie. Riferite a Pilato che uno dei seguaci sta andando da Giuseppe d'Arimatea. Va bene. Cosa vuoi? Cerco Giuseppe d'Arimatea. Benvenuto. Prego, accomodati. Come mai sei qui? In cosa posso esserti utile? Sono ricercato. Tutti i seguaci del Nazareno lo sono. Vieni. Ti hanno seguito? Hai visto nessuno qua fuori? Solo un povero mendicante. Allora, cosa posso fare per te? Dobbiamo portare via il corpo del maestro, stanotte. Ma la tomba è sorvegliata dai soldati. Sì, ma tu sei membro del Sinedrio. Digli che hai avuto ordini da Pilato. Ti crederanno, vedrai. Non mi sembra una buona idea. Prima ti offri di aiutarci e poi ti tiri indietro. Non è questo. Certo, certo, capisco. In fondo hai molto da perdere. Sei ricco. Abbastanza, sì. Il maestro ha detto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Che un ricco entri nel regno dei cieli. Sì, l'ho sentito. Faccio ancora molta fatica a credere che tu possa essere uno dei nostri. Però hai chiesto che ti venisse affidato il suo corpo. Perché? Questo non ha nessuna importanza. Ora dovete solo mettervi in salvo. No. Non ce ne andremo finché non avremo il corpo del maestro. Sei un testardo. Ci arresteranno entrambi e non potrò più aiutarvi. Tu ci devi aiutare. Devi farlo per lui. Ne parlerò con Caifa. No. Non acconsentirà mai. Se lo riterrà conveniente, lo farà. Vengo con te. No, troppo rischioso. Lo so. Anche per te. Oh,
Non conosco il tuo nome. Tommaso. Tommaso di Cafarnaum. La situazione sta precipitando. Sì, non è possibile. Caifa! Vogliate scusarci. E ricorda, qualunque cosa io dica, tu non parlare. Giuseppe. Giuseppe, che succede? Questo seguace del Nazareno è venuto a casa mia. Cancellare il suo nome dalla lista di Pilato dovrebbe tranquillizzarlo per un po', giusto? Il motivo per cui sono venuto qui non è questo. Dateci il maestro, è nostro. Come si permette di parlarmi in questo modo? Non badare all'insolenza di quest'uomo. Fino a quando il corpo del Nazareno rimarrà a Gerusalemme, non possiamo escludere che il popolo si ribelli. Forse hai ragione. Dobbiamo liberarci del suo corpo e portarlo in un altro posto, il più lontano possibile. Lo riporteremo in Galilea. Quella è la sua terra d'origine. Lo seppelliremo lì. E così sarà assicurata la pace a Gerusalemme. Ascolta. Se ve ne andrete senza darci problemi, saremmo disposti a dimenticare tutto. No. Nessuno potrà dimenticare Gesù. La sua parola vivrà in eterno. È stato scelto dal Signore. Certo, era un re. Un re più grande di Davide. Ma dimmi, è riuscito a liberare Israele dal giogo romano? Ha stabilito il suo regno? No, ha fallito. Ha fallito in tutto, era un impostore. Caifa, ormai è finita. Gesù è morto. Ma un gesto di clemenza affermerebbe il tuo buon nome nei confronti del popolo. Già. E sono certo che Ponzio Pilato ti sarebbe grato se riuscissi a risolvere i suoi problemi. Dunque volete il suo corpo? Io potrei far sì che l'abbiate. Ma prima devo parlare con Ponzio Pilato. Sei bravo a mentire. Un vero mercante. Tu invece impara a stare zitto. È già una fortuna che Caifa non ci abbia fatto arrestare. Chi sei, Giuseppe? Fingi d'essere un discepolo. Amico di Gesù, ma anche dei suoi nemici. Da che parte stai? Cosa importa? Sei ancora vivo, no? E hai ottenuto ciò che volevi. Giuseppe, il padrone della tomba. Siamo andati da Caifa e... Da Caifa? Tommaso. Caifa ha pagato della gente affinché testimoniasse contro il maestro. Forse ha pagato anche lui. Che vuoi dire? Che sei un traditore. Proprio come Giuda. Simone! Tommaso! Smettetela! Simone, basta! Simone! Tommaso non è un traditore. È solo testardo. Ascolta, Tommaso. Cerca di ragionare. Non dobbiamo farci notare. Lo sai, vero? D'accordo, rischiato, ma era... Ha messo a repentaglio le nostre vite. Di noi tutti.
facciamo, Pietro? Dobbiamo andarcene. Subito. No, dobbiamo aspettare. Aspettare? Aspettare cosa? Non essere così impulsivo. Il maestro ha detto non sia turbato il vostro cuore. Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Il maestro ti ha forse parlato in segreto. Ti ha indicato la via per poterlo raggiungere nel suo regno, Giovanni. Devi cercarlo dentro te stesso, Tommaso. Ma dove? Dimmi dove. Devi smetterla di credere solo a quello che puoi toccare. Come questo. Dovrei dimenticare quello che lui ha sofferto. No, Tommaso, smettila. Basta. Fratello, ascoltami. Io so quanto hai sofferto, Tommaso. Ma non è torturandoci che potremo porre fine alla nostra sofferenza. Gesù è sempre presente. Lui vive dentro di noi. È lo spirito del figlio di Dio. Quale Dio permetterebbe che questo accada al suo unico figlio? Tommaso. Maria. Perché non cercate di capirmi? Io ho amato il maestro quanto l'avete amato voi. Dobbiamo dargli una degna sepoltura. Per questo sono andato da Caifa. E Caifa ci ha dato il permesso di portare il corpo in Galilea. Noi lo riporteremo a casa. Ma com'è possibile? Ma non capite che è una trappola? Vogliono farci uscire allo scoperto. Poi ci arresteranno alla tomba. Le donne? Le donne sono andate alla tomba per imbalsamarlo. Siamo dei vigliacchi. Lasciamo tutto alle donne. Calmatevi. Non succederà nulla. Loro non sono ricercati. Maria. Cos'è successo? Sei sconvolta. Ti hanno aggredita. Il maestro. Parla, Maria, parla. Non c'è più. Come non c'è più? Non c'è. Il suo corpo non c'è più. Hanno rubato il corpo del maestro? Chi l'ha rubato? Non lo so. Qualcuno ha forzato la tomba. E le guardie? Non c'era alcuna traccia di loro. Vedi quanto vale la parola dei romani? Ti hanno ingannato. E le altre donne? Credo siano ancora lì. Andiamo. Aspettate qui. Se non torniamo, partite stanotte e non venite a cercarci. Tommaso. Non può impedirvi di andare, Simone. Giovanna. Giovanna. Stai bene? Hai visto qualcuno? No, nessuno. Devi aver visto qualcuno. I sacerdoti, i romani, gli zeloti. Nessuno, Tommaso. Nessuno. Vieni. È vero, non c'è più. Non sentite che pace? È come se la morte avesse lasciato questo posto. Ci è voluto una gran forza per fare questo. Hanno voluto umiliarlo e profanare anche la sua tomba. Non c'è traccia di sangue, né segni di lotta, niente. E guardi, scappate via così. Per
quanto pare. Prendono il suo corpo, ma lasciano il sudario. Profanatori. No. Non c'era nulla di prezioso. Il maestro era qui. Nulla è più prezioso di lui. Sì. Per questo lo dobbiamo cercare. Quanto affanno. Io non starò con le mani in mano. Forse dovremmo solo ricordarci le sue parole. Lui non ci ha mai mentito. Non dubito delle sue parole. Sei sicuro, Tommaso? I romani potrebbero tornare. Meglio andar via. Credo di sapere sempre tutto. Ognuno di noi ricorda il maestro a modo suo. Potremmo essere sorvegliati. Andiamo! Che aspetti, Giovanni? Presto, vieni! Il Sinedrio e i romani temono che si tenga vivo il suo ricordo. E senza il suo corpo, chi può dire che Gesù sia mai esistito? Chi ci crederà? Quando parleremo di lui. Stupidi, ma determinati. Ecco come ci ha definiti Giuseppe d'Arimatea. Gli hai detto dove ci nascondiamo? No. Mi dispiace dirtelo, Tommaso, ma ti sei fidato di un amico dei romani. Dov'è Giuseppe? Il mio padrone non c'è. È stato convocato a palazzo da Ponzio Pilato. Allora, non ne hai ancora abbastanza? Quella luce, quella... Non ho mai visto una luce immensa. Una luce... Ci stai facendo perdere tempo. Ma quella luce era... Portatelo via. Che non parli con nessuno. È pazzo. È pericoloso. E così tu non avresti avuto contatti con quel gruppo di seguaci e non sapresti niente di ciò che è accaduto ieri notte. Te l'ho già detto, non so assolutamente nulla. Tu menti. Ti abbiamo seguito. E tu? Sei pronto a dirmi la verità? Sì, procuratore. Lo sono. Bene. Allora andiamo alla tomba. Portateli tutti e due. Donna, perché piangi? Cosa cerchi? Maestro! Sì, Maria.
Che è successo? L'ho visto, Tommaso. Chi hai visto? Il maestro. Hai visto il suo corpo? Lui è vivo. Mi ha parlato. Ti ha parlato? Sei sicura? Dov'è successo? Sono tornato alla tomba. Ero disperata. È vivo. Mi ha detto di tornare da voi per dirvelo. È risorto. È tornato dal regno dei morti? Sì, è possibile. Come Lazzaro. L'hai toccato? Sì, l'ho abbracciato. Ma lui mi ha detto di tornare subito da voi. Pietro, non può essere vero. Aspetta, Simone, aspetta. Voi non mi credete. Non è stato un sogno. L'ho visto, mi ha chiamato per nome. È forse un uomo che ti conosce, che ti voleva solo prendere in giro. No, era il maestro. Ci ha promesso che sarebbe tornato. Lo so, lo desideriamo con tutto il cuore. Ma Maria, se il maestro tornasse, andrebbe da Pietro, da Giovanni, da Simone o da sua madre. Magari anche da me. Maria, perché il maestro sarebbe apparso prima a te? Dov'è il tuo cuore, Tommaso? È sparito insieme alla tua fede? Tutto questo è stato profetizzato. Rispondimi. Maestro. 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 Ti prego, non mi abbandonare. Maestro. Giovanna. Mi stavi seguendo, perché? Mi spiavi. Sì. Ma ora so. Ora so che credi. Lui è ancora con noi. Se solo fosse così semplice. Ma non posso credere finché non mi risponderà. Allora confida in lui, Tommaso. Non puoi capire quanto mi manca. Non puoi neanche immaginare quanto mi manca, Giovanna. Verrà da te, Tommaso. Ne sono certa. E Giuseppe? Avanti, Caio, parla! Allora, com'è andata? Longino ci ha detto di riposare, mentre lui era laggiù di guardia. Stavamo dormendo accanto al fuoco. E all'improvviso siamo stati travolti da una banda. E chi erano? I seguaci del morto. Noi. Sapresti riconoscerli? Sì, era buio, ma ho visto Longino che parlava con uno di quegli uomini. L'ho riconosciuto, era uno dei seguaci. Poi, mentre portavano via il corpo del Nazareno, gridavano il suo nome, come se fosse un grido di guerra. Gesù, Gesù, Gesù! Questo è uno scandalo! Ti sei addormentato mentre eri di guardia. Ritieniti fortunato che non ti faccio crocifiggere. Ora levati dai piedi. Sparisci! Allora, ti sei deciso a parlare? Ho già risposto alle tue domande. Come osi rivolgerti così al procuratore, stupido giudeo?
Se hai agito per compassione, hai commesso un grave errore. Questa gente non ha ricambiato la tua fiducia. Perché avrebbero dovuto rubare il corpo? Per scatenare una ribellione. Vogliono creare un martire. E tu sei uno di loro, Giuseppe. No, che non lo sono. È un'assurdità. Davvero? Allora perché Caifa mi ha detto che sei stato da lui con uno dei seguaci per chiedergli di portare via il corpo? Sì, è vero. Perché è importante riuscire a sapere come la pensano. E tu non l'hai ancora capito, a quanto pare. Tu invece l'hai capito molto bene. Quindi dimmi dove sono e cosa hanno fatto del corpo. Non ne ho idea. All'uscita del tempio, quell'uomo è fuggito e non l'ho più visto. Perché continui a mentirmi? Qualche giorno nelle prigioni romane dovrebbe essere sufficiente per farti parlare. Bene. Andiamo. Avanti! Riprendiamo la marcia! Muoversi! Muoversi! Sono tutte menzogne. Perché? È quello che voglio scoprire. Perché inventarsi una storia simile? Hanno nascosto il corpo per dare la colpa a noi, per farci passare per banditi, zeloti. Aveva ragione Simone, ci hanno ingannati. Caifa ti ha teso una trappola. Già, devo parlare con Giuseppe. Secondo me sa più di quanto dice. Ma è rinchiuso nelle prigioni. Troverò un modo per entrare. Tu puoi aiutarmi. Cos'hai? Stavo pensando a quello che ha detto Maria. Io le credo. Va bene, non importa. Ce la farò anche da sola. Aspetta, Tommaso, ti aiuterò. Vieni stanotte. No, domani mattina. Ora vado al tempio a pregare. Dì ai miei fratelli che devono fidarsi di me. E credimi, Giovanna, o troverò il maestro, oppure morirò cercandolo. E se fosse veramente risorto? Allora non avrò paura di morire. Rendi grazie, oh Israele, per essere stato liberato dall'eresia. Dall'eresia di Gesù di Nazareth. E prega, Israele, prega affinché i suoi seguaci vengano giudicati. Sono stati loro a rubare il suo corpo. Sono loro che vogliono perpetuare il suo ricordo, il suo infame e ignobile ricordo per intere generazioni. Questa è una menzogna, Caifa! Perché avremmo dovuto rubarlo noi? Gesù era il nostro maestro. Tu sai chi l'ha rubato. Sei stato tu a venderlo ai romani. Quanto t'ha pagato, Pilato? Quante offese accetterai, Gerusalemme? Quante maledizioni sopporterai ancora? Noi amavamo il maestro. Ecco, guardate! Questo è il sudario in cui l'abbiamo avvolto. Il suo corpo non l'abbiamo preso noi. Se non mi credete, venite a vedere voi stessi. Avanti, venite pure a vedere. La tomba è stata profanata dai vandali stanotte. Guardi, arrestatelo. Venite, venite la tomba. Belle parole, amico. Discorsi esaltanti, come i nostri. Barabba. Così ti ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Non ho niente in comune con te. Se avessi combattuto con noi, il tuo maestro sarebbe ancora vivo. Avrebbe potuto salvarsi da solo, ma non ha voluto. Stai dicendo che ha scelto la morte? Forse ha scelto bene. È servito alla causa più da morto che da vivo. Ancora non lo sai, ma sei morto anche tu, come il tuo maestro. Il maestro era un profeta. Ma tu hai rifiutato di ascoltarlo. Israele ne ha fin troppi di profeti. A noi servono guerrieri. Il tuo Nazareno aveva detto che stava preparando un nuovo regno. Noi eravamo pronti a distruggere l'oppressore, ma lui non ha voluto combattere. Per questo è morto. Dovevi esserci tu su quella croce. Un uomo di gran coraggio, ti rispetto. Tu sei meglio di lui, sei dei nostri.
La battaglia continua e il momento è giunto. Il suo corpo è sparito e il popolo è finalmente in rivolta. L'hai preso tu il corpo, vero? Noi siamo guerrieri, non avvoltoi. Allora chi è stato? I corvi vermi, a chi importa? A me. Ho perso tanti amici e so quello che provi. Ma non è più il momento di sognare, è ora di agire. Il popolo mi ama. Presto Gerusalemme sarà nostra. Unisciti a noi. Tu e i tuoi amici. È la vostra unica speranza di sopravvivere. Dammi un segno! Dammi un segno! Seguici. Ci sono delle guardie. Non ti preoccupare, non badano alle serve. Beniamino. Sì? Tommaso, lui è Beniamino, un amico. Ti aiuterà a entrare nelle prigioni. Vieni. Da questa parte. Se fossi dalla loro parte non sarei qui, non credi? Pensavo che Caifa avesse una certa autonomia, ma mi sono sbagliato. Ci hai mandati dritti in una trappola. Non è vero. Caifa all'inizio era con noi. Vuoi dire che hanno ingannato anche te? Sì. Tu credi a quello che i soldati hanno riferito a Pilato? E tu come fai a saperlo? Ero lì alla tomba, ho sentito tutto. Sono stati costretti a dire quelle cose. Da chi? Suppongo da Pilato. Sta tramando qualcosa. La storia del centurione Longino non gli è piaciuta. Credi che il corpo l'abbiano preso i romani? No, perché dovrebbero torturare i loro uomini. Ma non è stato neanche Barabba. Ci ho parlato. Vieni, vieni da questa parte, briga. È mai possibile, Caifa? È bastata una provocazione da parte di un seguace del Nazareno e Barabba e i tuoi uomini che fanno? Nobile Pilato. Aspettano il nostro arrivo. È un momento molto delicato e al tempio io non potevo. Avrei dovuto crocifiggere anche Barabba insieme a lui. Ma allora a Gerusalemme ci sarebbe stata una rivolta. Basta, basta, Caifa! O la città verrà rasa al suolo molto presto. Il corpo è sparito e il popolo è in fermento. Avremo un'insurrezione da affrontare. Allora,
Dov'è il corpo? Penso che tu lo sappia. Aspetta. Io non c'entro niente. E neanche i suoi discepoli. E così saresti davvero uno di loro. Lo hai appena ammesso. Sì. Sono uno di loro. Bene, bene, bene. Allora ti abbiamo portato nel posto giusto, non è vero? Riportatelo in cella. Che marcisca lì. Via. Cam, muovi! Procuratore, devo avvertirti che i seguaci del Nazareno stanno diffondendo delle voci. Che siamo stati noi a rubare il corpo del Nazareno? No. Che il loro cosiddetto messia è resuscitato dalla morte. Resuscitato dalla morte? Questa gente crederebbe qualunque cosa. Noi vi consigliamo di mandare via Longino, il vostro centurione, lontano da Gerusalemme. Se continuano a diffondersi queste storie, non ci sarà mai fine. Tu pensa alla tua gente, Caifa. Ormai Longino non potrà più nuocere a nessuno. Ho fatto il mio dovere. Perdonami, Giuseppe. È tutta colpa mia. Troverò un modo per farti uscire da qui. Non pensare a me ora. Ti tortureranno. Devi avere pazienza, Tommaso. Fra poco sarà tutto più chiaro. E come? Gesù è morto. Abbiamo perso. E non possiamo più aspettare un miracolo. Tu non credi nei miracoli? Io credo che Gesù avrebbe potuto conquistare il mondo, ma non credo che ora possa vincere la morte. Vincere la morte? Una donna ha detto che ha visto Gesù vivo alla sua tomba. Dice la verità. Siamo tutti turbati. Penso che lei voglia solo convincersi di averlo visto. Credimi, Tommaso, non è ancora finita. È solo l'inizio. Presto, dobbiamo andare. I romani vogliono arrestarti. Cercherò di evitarli. Che il Signore ti protegga, Tommaso. Va bene così. Senti, tu sai qualcosa di questa strana voce sul corpo scomparso? Stai scherzando? La gente non parla d'altre città. Dicono che stiano torturando Longino, uno dei centurioni di Pilato. Longino? Lo conosci? Certo che lo conosco. I romani dicono che sia completamente impazzito, ma io non ci credo. Dimmi un po', sai dove si trova adesso? Non lo so, amico. Non lo sa nessuno. E gli altri soldati che erano di guardia alla tomba? Uno si chiama Caio, il primo ufficiale. L'hanno fustigato. Suppongo che ora sia alle terme per riprendersi. Certo. Ma sì.
tutti gli dei. Giuro che ammazzerò qualcuno se non vengo servito immediatamente. Adesso! Quel bastardo, quel porco di Ponzio Pilato. 25 anni di servizio e guarda cosa mi ha fatto. Quei bastardi potevano uccidermi. D'accordo, state certi che d'ora in poi il vecchio povero Caio farà i propri interessi. Non c'è giustizia in questo mondo. Gesù di Nazareth. Prima ti sfiniscono per frustarlo. Una fustigazione lunghissima, una fatica immensa. Poi ti assegnano il compito della crocifissione, senza cibo sullo stomaco. Non sto scherzando. Guardami, sono pelle e ossa. E poi ti mettono di guardia davanti alla sua tomba per tutta la notte. E se poi ti addormenti, ti frustano per fartela pagare. È un'ingiustizia. Perché me? Gli dèi devono essere proprio arrabbiati con il povero vecchio Caio. Forse il suo Dio. L'hai fustigato, no? Io sono un soldato romano. Quel Gesù era un criminale giudeo. Criminale? Peggiore di tutti gli altri. Uno che si vuol far compatire. Come Longino. L'ha pagata per essere stato un simpatizzante. Longino? E dove è finito Longino? Sei curioso, eh? No, è che in città tutti dicono che lui sa che fine ha fatto il corpo di Gesù. Un po' troppo curioso per non essere una faccenda personale. Tu eri alla tomba. Sei uno dei seguaci del Nazareno. Non farlo. È solo una questione d'affari. La posta in gioco è alta. Se mi darai l'informazione che mi serve. Posso anche venderti il suo corpo se è questo che vuoi. Ci stai? Ti darò tutto quello che chiedi. È solamente un cadavere, non esageriamo. Stasera, davanti all'obitorio, porta dell'oro. Tommaso, finalmente. L'ho trovato. Come stai? Maria, l'ho trovato. Tommaso. L'ho trovato. Tommaso. Giovanna, l'ho trovato. Stasera vado a prenderlo. Tommaso, noi lo abbiamo visto. In questa stanza. Il maestro è vivo. È tornato. Gesù è risorto, come aveva promesso. È veramente il figlio di Dio. No, aspettate. L'abbiamo visto tutti. E ci ha parlato. Quando? In questa stanza, all'imbrunire. Poco dopo che te n'eri andato, mentre stavamo spezzando il pane, esattamente come aveva fatto lui il giorno prima della sua morte. È venuto da noi, Tommaso, come ci aveva promesso. E perché è venuto qui? Dopo che me ne sono andato? Giovanna, l'hai visto anche tu? Io ero con te. Già. Io lo stavo cercando, ho rischiato la mia vita pur di trovarlo. E appena me ne vado, appare a voi. Ha detto pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi in tutto il mondo a portare agli altri la mia parola. Nel mio nome scaccerete i demoni e guarirete i malati. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Come puoi tu, Simone, perdonare ciò che hanno fatto al Maestro? Credete di poter parlare nel nome di Gesù solo perché avete aspettato? E io che l'ho cercato, allora? Ma perché non vuoi credere? Perché continui a farti del male? Vorresti perdonarmi anche tu, Pietro? Così tu potrai perdonare gli altri. E quanto sei buono, Pietro. D'accordo. Va bene, vi credo. L'avete visto? Sì. Sì. Era qui, davanti a voi. Però io non l'ho visto.
Ero nel posto sbagliato. A quanto pare sono sempre nel posto sbagliato. Ci crederai se ti diamo la nostra parola? Non posso. Siete dei poveri illusi, dei sognatori. Io gli credo, perché non lo fai anche tu? Continui a cercare qualcosa che non esiste. Perché non apri gli occhi? Non posso. Non posso credere se non metto il mio dito nel segno dei chiodi nelle sue mani e la mano nel suo costato. Allora sì, potrò credere. Stanotte riporterò il suo corpo. Allora vedrete. Tommaso, Tommaso. Ma perché vuoi cercare altrove quello che hai già avuto? Al tuo servizio. Prima il corpo. Prima la verità. Chi ti paga? Il padrone della tomba. Se stai mentendo, ti ucciderò. Portami da lui. Fai troppe domande. Ma perché? Perché qui? È morto, no? Sono tutti morti. Vediamo un po' chi è il nuovo arrivato. Ah, Barabba. È giunta la tua ora anche per te, amico. Ti sei rivolta allo stomaco, eh? Eccolo qua. Non è lui. Ti sbagli. Questo non è il corpo del maestro. Ti dico che è lui! Dammi il denaro e prenditi il corpo, altrimenti finirà in mano a Pilato. Aiuto! La testa! Aiutami! Perché mi hai salvato la vita? Lo sai che ti avrei consegnato comunque a Pilato, no? Gesù mi ha insegnato ad amare i miei nemici. Aspetta. Cosa posso fare per te? Aiutami a trovare Longino. Dicono che l'abbiano deportato oltre il deserto, dove i romani conducono i pazzi. Ma sbrigati se vuoi trovarlo ancora vivo.
Ehi, amici, non vorrete passare tutto il giorno appresso a quegli sporchi animali, no? Lasciateli perdere e venite a farvi un goccetto con noi. È il prigioniero. Il tuo prigioniero è un pazzo come tutti gli altri. Avanti, dove vuoi che scappi? Va bene, vediamo. Conosci Longino? 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 Conosci Longino? Chi mi cerca? Longino? Longino? Guardami! Noi ci conosciamo. Chi ha rubato il corpo del Nazareno? Io lo so. Io ero lì. Nessuno. Della notte la pietra che chiudeva il sepolcro si è ribaltata. Cos'è successo dopo? Io sono andato verso la tomba strisciando sulle ginocchia. E poi? Lui era avvolto dalla luce. Una luce? E la tomba era vuota. Acqua, ti prego, acqua. Vieni. Una luce così forte. Una luce immensa. Cieco. Thank you.
Dove sono? A Qumran, al monastero degli Esseni. E nascondono un soldato romano. Gesù ha detto che ogni uomo ha un fratello. Ma io l'ho inchiodato alla croce. Con le mie stesse mani. E lui, il modo in cui gridava, Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Davvero, quest'uomo era il figlio di Dio. E io l'ho trafitto al costato con la mia lancia e ne uscì come sangue con acqua. Ci prenderemo noi cura di lui, non ti preoccupare. Così ora anche voi siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Thank you.
Tommaso! Aspetta! Tommaso! Ho tanto pregato per te, quanto ho pregato che il Signore ti riportasse a casa. Andiamo dagli altri. Saranno tutti contenti di rivederti. No, non posso. Non posso. Giovanna. Vado via da Gerusalemme. Ti prego. Vieni con me. I discepoli devono restare uniti ora. Lo sai che è così? Sì. Perché non vuoi vedere i tuoi amici? Amici? Perché? Non ti hanno fatto nulla. I miei amici. Che cosa gli ho fatto? I miei amici. No, non ce la faccio, Giovanna. Non posso, non posso. Tommaso, non riesco proprio a capire cosa ti sia successo. Dimmi, cosa è accaduto laggiù? Hai trovato Longino? 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 Mi ha raccontato di come ha inchiodato il maestro alla croce, di come l'ha frustato e ucciso. Ma non è lui quello che ha fatto soffrire di più il maestro. Sono io, sono io. Longino almeno crede in Gesù. Io invece dubito, dubito di Gesù, dubito di me stesso, dubito di te, dubito di tutti, anche di miei fratelli. È per questo che non li vuoi vedere. Io non merito il loro perdono. Come possono perdonarmi? Per me fra gli amici di Gesù non c'è posto. No, non è vero. Tommaso, chi sei tu per dire questo? È che ti senti in colpa per quello che hai fatto. Ora sai cosa devi fare. Tommaso, sei tornato. Perdonami. Perdonami, Pietro. Perdonami. Finalmente sei qui. Perdonatemi, fratelli. Perdonatemi, ho dubitato. Anche noi, Tommaso. Sì, ma io avevo perso la fede. Ero in cerca di qualcosa che non riuscivo a trovare. Ma non c'era nulla da trovare. Dobbiamo cercarlo tra i vivi. Tommaso. Giuseppe. Sei libero? La porta della prigione si è aperta. L'ho visto. Ora ti fidi di noi? Ditemi cosa devo fare. Vi prego, ditemelo. Siete l'unica cosa che mi è rimasta. Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi. Per favore. Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi.
Pace a voi. Tommaso. Tommaso. È da tanto tempo che mi cerchi. E ora che sono qui, non mi parli. Oh mio Signore, ti prego, perdonami. Avevo perso la fede. Ti chiedo perdono. Ti darò le prove che cerchi. Avvicinati. No, maestro. Signore, perdonami. Vieni. Signore, aiutami. Tocca le mie ferite. Io credo. Sì, maestro. Io credo. Maestro. Tocca la mia mano. E il mio costato. Hai fede ora. Mio Signore, mio Dio. Vieni, Tommaso. Guardami. Perché mi hai visto, hai creduto. Beati coloro che pur non avendo visto, crederanno. Dio ti benedica, Pietro. Benedica anche te. Giuseppe, il Signore ti protegga sempre. Anche a te. Addio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Giuseppe. Tommaso. Questi prendili tu. No. Sono tuoi, tienili. No. No, a me non servono più. Fa buon viaggio. Che il Signore sia sempre con te. Dio ti benedica. Dobbiamo andare. Arrivo. Giovanna. Grazie. Al mondo quello che hai visto. Gesù è risorto. E ora la nostra speranza prevale sui nostri timori. Guardate questo piccolo chicco di grano. Quando cade a terra, muore. Ma ne produce uno nuovo, che crescerà rigoglioso. E perciò non bisogna solo credere a quello che i nostri occhi vedono. Ma dobbiamo avere fede. Fede in ciò che ancora non possiamo vedere. Perché le cose visibili durano solo per un istante. Mentre ciò che noi ora non vediamo dura in eterno.